Casunzea e Canederli sono piatti che vogliamo sempre assaggiare quando andiamo in baita in montagna. Abbiamo fortuna di vivere vicino alle Dolomiti. I casunzei sono ravioli che hanno proprio il sapore di montagna. Come per tutti i piatti tipici, possono esserci le varianti, grazie a piccoli segreti custoditi da famiglie che ne tramandano la ricetta da generazioni. L'importante è rimanere comunque rispettosi della tradizione e usare solo ingredienti che offre la terra. Tutto inizia, come gran parte delle nostre ricette, cucinando qui a casa con gli ospiti, mescolando farina e uova per fare la pasta. Ravioli, tortellini, cappellacci, agnolotti del Plin. Ogni zona d'Italia ha la sua versione di pasta ripiena. Ognuna con la sua storia. In questo caso usiamo la rapa rossa, dal gusto dolciastro e terroso, di cui si possono utilizzare anche le radici, le foglie. Cuociamo, peliamo, schiacciamo rape e patate. Mescoliamo tutto insieme per preparare la farcia. La pasta poi viene tirata fine e si formano le mezzalune, come vuole la tradizione. Una volta pronti, condiamo i casunzei con burro e semi di papavero e li serviamo con una bella manciata di grana padano. Sono pochi ingredienti, ma il risultato è veramente speciale.